Due strumentazioni radiologiche all'avanguardia, un'apparecchiatura mammografica digitale diretta con tomosintesi e un dispositivo RX telecomandato sono da oggi in dotazione alla radiologia dell'ospedale Monsignor Galiano di Acqui Terme. Nello specifico, il nuovo mammografo, costato circa 120.000 euro, è fra i primi installati in Italia, collocando la radiologia acquese come un centro di eccellenza per la radiologia senologica di primo e di secondo livello, anche grazie alla formazione continua del personale supportato da questi strumenti tecnologici fra i più avanzati. Un importante aggiornamento tecnologico per tutta la radiologia e per tutta la popolazione di Acqui Terme, ma in generale della ASL, di Alessandria e del territorio. È un mammografo di ultimissima degenerazione con tecnologia digitale diretta e tridimensionale, cioè con tomosintesi. Questo permette di effettuare diagnosi molto più precise, precoci, essenziali. Con questa nuova tecnologia si stima circa il 40% di diagnosi in più, quindi un importante aiuto a tutta la popolazione che aderisce ai nostri programmi di screening, e inoltre abbiamo la possibilità di erogare molta meno dosimetria alle pazienti, cosa importante, e un maggior comfort perché con i nostri sistemi nuovi abbiamo molta meno compressione sulla ghiandola mammaria. Ecco, per chi non è detto ai lavori, la dosimetria in cosa consiste? Una minor dose di erogazione di radiazioni, è un'apparecchiatura che utilizza radiazioni ionizzanti, siccome la utilizziamo su un campione di popolazione femminile che andiamo a identificare anche se non ancora sintomi, dobbiamo cercare di dare meno dose possibile. Bene, questa apparecchiatura risponde a questo principio. A completamento di questo ingente lavoro di ammodernamento dell'ospedale di Acqui Terme, partiranno a breve i lavori di adeguamento antisismico per un importo di circa 12 milioni di euro di quei locali della radiologia che vedranno in autunno l'installazione della nuova TAC con un investimento di circa 550.000 euro. E ancora, l'ASL non si ferma qui. Abbiamo il concorso per quanto riguarda il primario di medicina, quindi la struttura complessa di medicina che verrà tra poco esplicato. Abbiamo messo in condizione di sicurezza il pronto soccorso, quindi selezionando e devo dire anche aumentando la qualità dell'equipe che ci sono. A breve aumenteremo l'attività di cardiologia con le prestazioni aggiuntive dei cardiologi che in questo momento, ahimè, abbiamo a disposizione. Dico ahimè perché purtroppo le procedure che stiamo continuando a espletare di assunzione, quindi concorsi, purtroppo non ci danno i risultati che sono sperati, però riusciamo, grazie al personale, aumentando un po' con i cosiddetti gettoni, prestazioni aggiuntive, appunto l'attività. Partiranno i lavori per quanto riguarda l'antisismica, anche questo a breve, per la messa in sicurezza del presidio nel suo insieme.